Buonasera, ben ritrovati con Accade in Zona. Questa sera parleremo di uno sport che non si conosce moltissimo, ma che in realtà sta crescendo, è un movimento in continua crescita. Ho al mio fianco tre giocatori di Freccette che vado subito a presentare. Buonasera Daniele Capitanio. Ciao, ciao a tutti. Al suo fianco c'è Luca Polato, buonasera Luca. Ciao, buonasera a tutti. E infine un buonasera a Michele Aturetta. Ciao, buonasera a tutti. Allora, siete qui perché intanto ci sono delle belle coppe, dei bei trofei. Daniele, uno sport, dicevamo, che nutre grande favore da parte degli appassionati di freccette, però in realtà non è molto conosciuto. Quindi questa sera cercheremo anche di dare qualche dettaglio. Intanto raccontaci che gruppo siete, di che attività fate parte. Sì, noi siamo un gruppo principalmente di amici che si sono trovati come al solito al bar, hanno fatto qualche battuta, qualche birretta e hanno cominciato a giocare con le pedane da soft. Da questo divertimento è nato un piacere, una voglia di crescere e di migliorarsi nel tiro delle freccette. Grazie ad alcune federazioni, in Italia ci sono parecchie federazioni, noi facciamo parte della FIDART, io da 12 anni, gli altri ragazzi più o meno 7-8, e abbiamo cominciato ad approcciare lo sport in maniera diversa, quindi abbiamo cominciato a fare degli incontri, abbiamo creato delle squadre, ci siamo messi in competizione con gli altri e abbiamo raggiunto determinati livelli. Quando si entra su una federazione ci sono delle categorie, c'è la base, la A, la B, la C e la D. La A è la maggiore, logicamente, poi si scende. Ogni categoria ha le sue caratteristiche come chiusura del gioco. Il gioco è sempre 501, si parte a 501 e si arriva a 0 con la somma dei punti che si fanno sul tabellone. E da questo gioco, da questo sport, e poi è nata da parte mia una passione, io volevo ulteriormente migliorarmi e ho deciso 2-3 anni fa, insieme con la collaborazione dei ragazzi, con la collaborazione di molti amici, di creare una sala con l'aiuto del locale Dodo Magna & Bevi ad Altavilla, scusate. Abbiamo il proprietario ci ha fornito una sala in comodato d'uso dove noi abbiamo installato 10 pedane da steel, non pedane elettroniche, ma pedane, le classiche pedane inglesi, diciamo, per farsi capire. Siamo una delle sale più grandi d'Italia, abbiamo 10 pedane fisse e abbiamo un gruppo di persone che fanno parte di questa sala dove per accedere bisogna fare una piccola assicurazione, diciamo, c'è una tesserina per entrare in modo che ci sia una copertura, e abbiamo circa una settantina di iscritti a questa sala. Lì cerchiamo, insieme con la nostra esperienza, con l'aiuto dei ragazzi, di aumentare il numero di persone che arrivano, aumentare la bravura, le capacità di ogni ragazzo e cercare di aiutarli in quelle difficoltà che trovano durante il percorso di crescita nel gioco delle freccette. Hai parlato di varie federazioni, hai idea di più o meno quante siano gli atleti che partecipano a questa disciplina? Sì, allora in Italia, se non sbaglio, dovremmo essere in totale una 20.000 più o meno, divisi fra le varie federazioni. Molto probabilmente la più nutrita è la FIGEST FIDART, però ce ne sono altre che hanno altri atleti, sono di altre categorie, insomma. Ecco, passiamo la parola anche ai tuoi compagni di viaggio, come si suol dire in questo caso. Luca, uno sport insomma che, come dicevamo, continua a piacere e a nutrire grande interesse. Oggi per iniziare cosa deve fare un atleta che si appresta a questo sport? Come può iniziare? Allora, un atleta
è una parola grossa, perché secondo me quando si inizia con questo sport si entra in un bar per sbaglio, si ordina una birra di troppo e ci si approccia alle freccette. Detto questo, per iniziare a giocare con un certo livello, consiglio mio, venite in sala e imparate velocemente e nella maniera giusta. Comunque è un discorso inizialmente di tiro, di approccio alla pedana come può venire al momento, passando di livello, anche semplicemente passando più tempo a giocare, si comincia a lavorare di più anche con la testa, a lavorare di più con il movimento del braccio per affaticare meno il corpo. Insomma, c'è una serie di strategie che si imparano solo ed esclusivamente con l'allenamento, con i consigli di gente che ha le capacità per insegnare e con tanto allenamento, tante birre, tanta compagnia e serate passate insieme. Ecco, nell'arco di 4-5 anni che io gioco ho avuto le mie soddisfazioni, ce ne sono alcune qui davanti, e al di là della conoscenza di tantissime persone, girando i locali, girando le finali, ho amici in tutta Italia. Da domenica che abbiamo fatto quest'ultima finale mi arrivano richieste di amicizia un po' da tutta Italia e altre squadre con cui si vince o si perde, ma comunque l'amicizia e la birra alla fine della partita la si fa sempre, e il vero succo al fin fine di questo sport è anche questo, insomma. Ecco, dopo parleremo nel dettaglio dei titoli e delle coppe che vediamo qui in studio. Intanto voglio chiedere a Michele, parlava Luca giustamente dell'impegno, dell'allenamento. È bello anche andare al bar, trovare gli amici, insomma, questo è uno sport che chiude un po' tutti gli elementi della vita sociale, l'amicizia, i valori. Ci sono tanti valori in corso e non solo i risultati finali. No, ci sono varie cose che permettono di giocare in gruppo, in amicizia, è bellissimo, perché infatti, come ha detto lui, inizi al bar, finisci che crei una famiglia e tutto quanto, però dopo, se dopo qualcuno vuole avere di più dalle freccette, cioè il livello agonistico, bisogna fare una serie di allenamenti, giocare, allenarsi ore e ore al giorno, tipo quello che sto facendo io con un gruppo di ragazzi che andiamo in giro per l'Europa addirittura. Stiamo cercando di entrare nei professionisti con i Made in Italy. Siamo un gruppo di 5 ragazzi che abbiamo provato, si chiama la Q-School, è un torneo per entrare nei professionisti, che permette insomma di vivere con le freccette, insomma. Però lì devi allenarti. Ecco, hai aperto un divertimento. Hai aperto un discorso interessante, perché a livello europeo, quindi ci stai dicendo che il movimento è ancora maggiore rispetto all'Italia. Beh, in Inghilterra, Olanda, non sono 20.000 i giocatori, sono milioni. È un po' diverso, in Inghilterra è nato lo sport, l'Inghilterra. Cioè, quel non elettronico, ma quella steel, dove come abbiamo aperto noi la sala, insomma, al Training Center. Ecco, torniamo da Daniele, appunto la sala si chiama Training Dart Center, però l'idea come è nata di creare, proprio, cioè di mettere in piedi una sala e di coinvolgere gente? Perché ci hai spiegato come sta funzionando adesso, ma non com'è partita. Allora, nasce da una necessità principalmente mia. A un certo punto avevo proprio la necessità di migliorarmi, avevo voglia di crescere, perché vedevo altre persone che riuscivano con meno sforzo del mio ad avere risultati maggiori, e la mia idea è stata creare un punto dove tutte le persone più forti o coinvolgere il maggior numero di persone, in modo da creare dei gruppi e darsi una mano a vicenda per crescere su questo sport. Così è stato, sta funzionando in questa maniera. È molto bello, perché ogni tanto, attratti dalla curiosità, arrivano dei ragazzi che vengono a fare un giro, allora noi siamo sempre presenti in sala, cerchiamo di spiegargli come si tira la freccia, cerchiamo di coinvolgerli anche umanamente su un discorso che poi diventa, come dicevano i ragazzi, una famiglia. I gruppi che si creano sono gruppi forti, cerchiamo di portare avanti, fra l'altro, degli ideali di fair play con i ragazzi, cercare di non arrabbiarsi, cercare di fare gruppo, tenere uniti, cerchiamo di creare qualcosa di socialmente utile insieme al divertimento delle frecce.
Quindi, come dicevamo prima, unire i valori, certo, quelli del sociale oltre allo sport. Certo. Invece mi incuriosisce, in termini di materiali tecnici, ci sono delle peculiarità? C'è qualcosa da raccontare in termini proprio di materiali, di freccette? Dipende da chi, come approcciare. Ad esempio, l'approccio più semplice è la freccia elettronica, perché con pochi euro si compra un set di freccette, hanno la punta di plastica, si può cambiare quando si rompe, e tutta la pedana dice il conteggio che abbiamo fatto. Se tiro il 20, il 19, la macchina fa l'operazione da sola. Molto più semplice, molto divertente per giocarci. Poi lo step successivo è passare allo steel. È un bersaglio in sisal. I conteggi vanno fatti a mano, di solito c'è un arbitro, due persone giocano e un arbitro, oppure ognuno si fa il suo conteggio o con la lavagnetta o con segnappunti per velocizzare i conteggi. Le freccette, un set per partire, si spendono dalle 20 euro a, esagerando, 100 euro, però è uno sport che ha poche spese iniziali per cominciare a divertirsi. Dopo. Accessibile a tutti e soprattutto ci si diverte anche. Sì, sì, sì. Beh, detto questo, direi cominciamo a raccontare un po' i trofei che abbiamo qui in studio. Cominciamo da Luca. Luca, raccontaci. Allora, per noi questo è stato un anno a dir poco fantastico, perché abbiamo raggiunto tutto quello che potevamo e con, ripeto, un gruppo di amici con il quale, al di là delle freccette, si esce anche la sera, ci sta bene insieme in tutto. Quest'anno, come risultati, siamo partiti da giugno, finali di provinciali, mi pare sì, no? A giugno con le finali provinciali a Vicenza, ci siamo classificati come primi nella nostra categoria, noi giochiamo in categoria C, e abbiamo avuto accesso alla categoria B che inizia da quest'anno, siamo passati di grado in poche parole. Poi abbiamo fatto il campionato Triveneto, siamo arrivati secondi, abbiamo fatto il trofeo Coppa Italia, nel quale si girano varie città, tra cui alcune del nord, e le finali si fanno nel centro, quindi zona Bologna, Macerata, ci sono le ultime tre tappe, e lì siamo arrivati secondi, sempre gran parte con persone del nostro gruppo, i Bastardi, ci sono Bastardi grandi, Bastardi brothers siamo noi, comunque sì, siamo due squadre unite nello stesso posto. E abbiamo concluso l'anno nei migliori modi, facendo le finali. Abbiamo fatto il campionato che si svolge all'interno della provincia, siamo qualificati come primi, siamo andati a Bolzano a fare le finali, e sudando e lavorando tre giorni psicofisicamente siamo arrivati la domenica sera a vincere il campionato nazionale. Ecco. Questo sì, campione d'Italia nella nostra categoria. Le soddisfazioni sono tantissime e adesso si parte con una nuova categoria, con delle difficoltà in più, ma con tanta voglia di crescere, insomma. Allora, Michele, le due coppe che abbiamo qui sono ovviamente il risultato della vittoria che raccontava poc'anzi Luca. Insomma, soddisfazione enorme anche da parte tua, immagino, ovviamente. Sì, sì, beh, sicuramente anche per il loro risultato noi eravamo lì dietro a fare il tifo, perché sono ragazzi che sono cresciuti con noi. Grazie a voi. Ok, grazie a noi, però loro ci hanno messo il suo, insomma, ed è stata un'emozione anche solo a guardarli, avere quella soddisfazione di vincere un campionato italiano, perché non è da tutti, non è facile. Ed è stato bellissimo, insomma. Comunque l'hai vinto anche te un campionato italiano. Sì, infatti io qui volevo arrivare, volevo anche raccontare i premi singoli, perché insomma li avete qui, però qui c'è anche del lavoro singolo vostro, personale. Sì, io ho vinto il campionato italiano di sezione steel, che è quello classico, non elettronico. È stata una bella giornata, perché nello stesso tempo ho vinto anche il doppio con un altro ragazzo che è di Verona. Abbiamo fatto la combinata Vicenza-Verona per vincere e mi sono portato a casa due titoli individuali, cioè, non da poco, insomma. Ecco, soddisfazioni grandissime. E l'altro trofeo invece sono entrambi questi, e poi vediamo il campionato italiano loro di squadre. Esattamente. Invece questo è quello mio di singolo.
Quindi raccontiamo, quella squadra è stato vinto con in quanti eravate? Allora, la squadra mia è composta da 7 giocatori, facciamo 6 più 1 perché siamo 6 giocatori che si allenano e giocano costantemente, un supporter esterno, ex giocatore che ha avuto i suoi grandissimi risultati, noi lo chiamiamo il mental coach perché ha fatto la differenza durante le finali mantenendo la calma e unito il gruppo, avendo un'esperienza non indifferente alle spalle, ha fatto moltissima differenza perché tutti pensano che le freccette sia semplicemente beccare il centro, in realtà non bisogna neanche beccare il centro, casomai vi spiegheremo meglio dopo come funziona il gioco, ma la difficoltà maggiore nel gioco delle freccette è riuscire a mirare dove si vuole usando la testa, non usando il braccio, mantenendo una concentrazione importante, soprattutto nei momenti più difficili, quelli possono essere una finale, una finalissima dopo 3 giorni di partite sudate, insomma, ecco. E birre, perché vabbè, le birre ci sono sempre, insomma. Ecco. Non mancano mai. Daniele, alla luce di queste belle vittorie, insomma, la speranza è che il gruppo possa crescere ancora di più. Gli obiettivi futuri quali sono? Allora, a fronte di un lavoro di 2 anni con questi risultati, abbiamo preparato una stagione 2019 che è molto interessante. Da parte mia sto cercando di creare più di una competizione durante l'anno, abbastanza ricca di premi, in modo che da poter dare la possibilità ai ragazzi come Michele, come Luca, di muoversi non solo in Italia ma magari anche un po' all'estero. Noi cerchiamo, ci stiamo muovendo un po' in 2 fronti, dobbiamo trovare il sistema per avvicinare i ragazzi a dei gruppi, a farli stare bene insieme, quindi una vista sociale della sala, e dall'altro lato dobbiamo spingere i ragazzi che hanno più dote a ottenere dei risultati maggiori. Sarebbe bello che dalla sala uscisse un ragazzo, qualcuno che a livello internazionale conquistasse qualche titolo importante. Già finora il successo è grande con Michele, perché a livello italiano è stato quello che a livello internazionale ha raggiunto degli altissimi livelli, è stato notato anche fuori dall'Italia, ha fatto da poco un torneo che si chiama Qualifying School, organizzato dalla PDC, che è una delle organizzazioni mondiali più grandi e più ricche, diciamo, attestandosi a livello più alto di tutti gli atleti italiani che hanno partecipato. Quindi grosse soddisfazioni per noi. Allora, siamo quasi in chiusura, vogliamo invitare o lanciare un appello a chi vuole approcciarsi a questo mondo, dove deve venire e come lo può fare? Sì, basta venire in via Lago di Tovel, 14, Altavilla Vicentina. Noi siamo lì praticamente tutte le sere, comunque trovate il contatto Facebook su Training Arts Center. C'è anche il mio numero di telefono, potete contattare per sapere se c'è qualcuno oppure no. Di solito 360 giorni all'anno io sono lì, e se non ci sono io ci sono i ragazzi, e qualcuno trovate, e trovate anche tanta disponibilità per aiutarvi, per rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità. È tutto pronto per iniziare un percorso insieme di amicizia e magari di grandi soddisfazioni. Ecco, noi da parecchio tempo il giovedì sera lo lasciamo per coloro che vogliono migliorare, che sanno magari già giocare, vogliono migliorare, oppure chi vuole approcciare il gioco con delle persone un po' più brave del solito, che danno una mano a tutti, insomma. Quindi un vero e proprio corso, one to one, come si dice in questo caso. Bene, siamo giunti al termine, io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie a Daniele Capitanio, grazie a Luca Polato e complimenti per i titoli, grazie a Michele Turetta e altrettanto grazie complimenti. Grazie mille. Verremo a trovarvi perché questa è una cosa che piace e
stare in compagnia, insomma, fa sempre piacere. Con questo è tutto, buona serata a tutti, al prossimo appuntamento. Grazie, ciao.